Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi è il giorno della gara e insieme a portarvi nel backstage e a farvi vedere quello che accadrà, vi faremo vedere anche tutti quanti i pasti della giornata. Iniziamo con il primo pasto, sono le 8 di mattina circa. Ci sono 100 grammi di cereali Rice Krispies, 50 grammi d'uvetta e oltre a questo anche 20 grammi di olio di cocco che ho messo dentro, 25 grammi di proteine con 2 grammi di sale che prenderò subito dopo di questo. 75,5 che più o meno è il peso di qualche ora fa, quindi siamo appunto in ordine, diciamo, con i pesi della mattina. Questa mattina quando mi ero svegliato ero circa 3-4 letti più leggero, adesso con la ricarica piano piano ci stiamo riempiendo un pochino. Eccoci ragazzi al secondo pasto. Adesso abbiamo altri 100 grammi di cereali, 20 grammi di olio di cocco e mettiamo anche ben 50 grammi di marmellata. Ho mandato il check a Ludo, ho mandato ovviamente il peso, prima di ogni pasto infatti lui mi fa mandare un'altra volta il peso e le foto in modo tale che ci rendiamo conto di come procedere, se confermare il pasto che abbiamo oppure cambiarlo, modificarlo, comunque insomma appunto apportargli qualche modifica. Tutto confermato, quindi adesso si procede. Nel frattempo bevo anche il mio bel caffettone, eccolo, e ci vediamo al prossimo pasto. Eccoci ragazzi, siamo pronti per l'ultimo pasto. 150 grammi di riso, 2 grammi di sale, 10 grammi di olio di cocco e 20 grammi di marmellata. Lo so, è un abbinamento un po' particolare. Questo offre la casa. Stiamo andando a Tuscany Hall. Mancano circa 2 ore, quasi e mezza, alla gara. Sono sicuramente un pochino emozionato, un pochino teso, però non vedo l'ora allo stesso tempo di salire sul palco per mostrare il lavoro che abbiamo fatto io e Ludo. Sicuramente tenete d'occhio la routine, perché è una routine molto speciale. Io e il mio collega ci abbiamo lavorato a lungo, tra l'altro anche collega videomaker e atleta del team, quindi tutto praticamente. Abbiamo lavorato molto su questa routine, è una melodia, diciamo un brano veramente particolare, quindi mi raccomando, guardatelo.